piace il festival di Sanremo? Sì, molto. Sei un fan? Sì. Lo guardi a casa o dentro? A casa, di solito. Chi è il tuo preferito quest'anno? Alfa. Ci sai una canzone di Alfa? Dai, prova. Una canzone di Alfa la sai? Sì. Vai, proviamola, dai, così. Titolo. Titolo. Sul più bello. Sul più bello. Hai visto qualche artista in giro? No. Amadeus? Sì. Franceschino? No. Hai visto Franceschino? Sì, forse sì, mi sembra di conoscerlo. Sicura? Sì. Come hai i capelli, Franceschino? Biondi. Sanremo sì, Sanremo no? No. Non ti piace? No, perché sono legato più agli artisti di una volta. Un artista di una volta? Ma ancora c'è, esiste, avrei ospitato ben volentieri Renato Zero. Un artista invece di ora? Di ora? Ma Irama. Conosci Franceschino? No. Non l'hai visto in giro? No. Come mai? Non ho avuto occasione, ecco. Qualche artista l'ha visto in giro? La Cuccarini ieri, abbiamo visto la Cuccarini che ha fatto un balletto. Amadeus? No, Amadeus no. Fiorello? Neanche. Un conduttore che si chiama Franceschino l'ha visto? Un conduttore che si chiama Franceschino non l'ho visto perché non so chi è. Qual è la bevuta più richiesta durante il Festival di Sanremo? Allora, vanno da Moscow Mule a Pro Spritzo, noi che siamo una gin tonica, ovviamente un bel gin and tonic. È arrivato nel tuo locale Franceschino? Ma chi? Quello toscano? Sì, il conduttore. Lo stiamo aspettando. Certo, che verrà come l'anno scorso a trovarci, lo stiamo attendendo. No, vieni, più a sinistra, più a sinistra, vieni più a sinistra, più a sinistra, no, troppo, più qua, sinistra, sì, qua, destra, eccolo, siamo pronti ad iniziare, signori, io arrivare sono arrivato, il festival sta per partire e con il festival anche Sanremo in giro, solo per voi, di Noi TV. Andiamo a scoprire subito le sorprese che ci riserva questa 74esima edizione del festival, ma soprattutto la gente strana, perché ce n'è, e ce n'è, Signorina, buonasera, come va? Ciao, bene. Lei mi assomiglia a un personaggio famoso, non capisco, forse lei è un mix fra Lavanoni e Anna Oxa. Ragazzi. Detto poco, eh? Tanto, hai voglia. È una cantante lei? No, che sono una commercialista. Ah, e quella tiene conti del festival? Magari. Dici la verità, quante vadono? Niente, niente, sono tutti bravi. Ah sì, eh? Sì. Senti, per quest'anno per chi fa il tifo, ancora il festival non è iniziato, ma te ci avrai già un prescelto. No, mi piace tutta la musica. Ma uno? Ma ce ne sono tanti. Guarda, ti fa vedere, se lo chiedo a lui, lui lo sa. Qual è? Hai bisogno di me? Ma possibilmente sì. Possiamo cantare una canzone? Con grande piacere, un onore per me, prego. Io non so parlare d'amore. Un'altra, questa la fanno tutti. Io un giorno crescerò. Bellina. Anche questa, un'altra. E nel cielo della vita volerò. Facciene una meno commerciale. Stupiscimi, stupiscimi. No, ma io mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Signorina, buongiorno, come buongiorno. Va? Buongiorno, bene. Voglio sapere se seguirà questo festival o se lo vive solo in strada. Ma lo vivo questo pezzo, poi vado a casa perché sono su costa. Ah, sulla nave lei? Sì. Ci può dire qualcosa? Ci dice anche a te prima, com'è sopra? Bellissimo. Chi ha visto dei personaggi famosi? Siamo andati a sentire ieri sera a Brignano. Ah, c'è Gigi D'Ag quest'anno. Sì. Sì, domani sera. Quindi quante volte vi fanno scendere dalla nave? Due volte. Ma c'è il casinò dentro? Sì. Lei va al casinò dentro e al casinò di Sanremo?
Ma questo no, perché vado via, alle 5:30 vado via, ritorno. Ah, deve tornare? Sì. Comunque è inutile vada via, non è che la nave riparte e sta qui tutta la settimana. Però dobbiamo salire. Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò la tua pelle sconosciuta. Ecco, ad esempio, lo vedete il green carpet dietro a me? Stasera, in occasione dell'Aspettando Sanremo, ci sarà la sfilata dei 30 big in gara, proprio qui sopra. Guardate che bellezza. Signorina, lei sfila? No, grazie. No, grazie. Lei sfila? No, no, grazie. Lei stasera sfila con i big? Siamo in prima fila, ma non sfiliamo. Ah, quindi è in prima sfila? In prima sfila, ci si butta via. È sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Lei si muove e la sua mano dolcemente cerca. Il suo uomo che non c'è, mi dispiace, devo andare, il mio posto. Hanno trasferito il festival. Ma chi è? Questo è un altro attore che sta qui e deve venire tra poco. Come si chiama? Si chiama Luciano. Luciano Pavarotti? Saluta un po', sì. Facci salutare, dire. Sta a venire Luciano, sta al treno. Lo so, ma io non posso mi stare qui ad aspettarlo, salutamelo. Senti, ti saluto Luciano, mi raccomando, ha mangiato, ha bevuto? Buttale sotto. Ciao, ciao, ciao. Gli faccio un pezzetto della canzone che ho scritto io, no? Sofì, Sofì, Sofì. Va tutto da sé. Sofì, Sofì, Sofì. Sofì, un altro pegno ancora le richiederò tra i fiori dell'aurora. Sofì, ti bacerò. Grazie Sanremo. Sto e là, il mio amore si potrebbe svegliare, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Vabbè. Grazie! A te! Grazie! Intorno al Festival di Sanremo ci sono tante situazioni, no, di corredo, ad esempio Casa Sanremo, i Pallafiori, tante stand, tante aziende, e quest'anno i big hanno preso degli spazi per fare la loro casa, come Casa Galli. Ma io mi dico, ma cosa fanno a Casa Galli? Guardi, è un mistero. Comunque vedo che ha un marchio molto importante. C'è molto di gente fuori in fila. Sì, saranno in fila a vedere Galli. Ma Galli c'è dentro? Ma oggi l'ho visto. Perché alla gente gli piace anche stare in fila se non c'è nessuno. Infatti, cioè, quando uno si infila, dopo dietro tutti quanti. Esatto. È una psicosi collettiva, esatto, del VIP. Bravissima. Quindi la signora davanti e dietro tutti quanti. E tutti quanti. Allora, bella ci leopardina proviamo oggi, eh? Sì, oggi sì. Complimenti. Grazie, Jungle molto Fever. Gentile. Ecco, Jungle Fever. Beh ragazzi, il festival sta per iniziare e noi ci ritroviamo domani alle 18:45 per una nuovissima puntata da Sanremo. Bravi. Siete molto bravi, molto bene. Grazie, grazie mille. È un piacere dirlo. Ci si vede domani allora. A domani. Ciao Mario.